Questa mattina ho fatto una passeggiata in Piazza Navona e allora vi racconterò la Fontana dei Quattro Fiumi fatta da Gian Lorenzo Bernini. Un capolavoro assoluto. Ho fatto le immagini io, così non devo utilizzare foto e non devo neanche guardarla, la fotografia di questa fontana perché la conosco a memoria. È stata commissionata tra il 1648 e il 1651 da Papa Innocenzo X Panfili. Chiese a Bernini la fontana più bella del mondo. E lui ha fatto la fontana più bella del mondo. Vediamo da cosa è composta. È composta da un obelisco, da un blocco di travertino e da quattro allegorie dei quattro fiumi dei continenti che stanno sopra una vasca molto ampia. Allora, l'obelisco non è un obelisco egizio, è un obelisco romano rifatto, cioè un obelisco egizio rifatto in epoca romana. È stato ritrovato un anno prima che Bernini ideasse la fontana sull'Appia ed è stato utilizzato qui. Vedete l'obelisco? Sulla sommità dell'obelisco c'è una colomba che incarna lo Spirito Santo, il dominio della Chiesa sui continenti. L'obelisco, come detto, poggia su questo blocco di travertino e ai quattro lati del blocco di travertino ci sono quattro allegorie dei quattro grandi fiumi dei continenti. Partiamo dal Nilo. Guardate la forza scultorea che ha il Nilo, che ha il volto coperto. Perché ha il volto coperto? Perché a metà del 600 non si conoscevano le sorgenti del Nilo e quindi gli hanno coperto il volto. E a fianco del Nilo c'è un animale africano, il leone. Ed è il leone che sbuca dal blocco di travertino sotto una palma che domina il blocco su cui regge l'obelisco. A fianco abbiamo il Gange ha un grande remo in mano a testimoniare la navigabilità di questo fiume e sotto il Gange cominciano a sbucare degli animali esotici, dei pesci d'acqua, dei piccoli draghi, dei piccoli delfini, non si capisce bene perché anche all'epoca gli animali non erano perfettamente conosciuti come lo sono oggi. Andando in senso orario incontriamo il Danubio. Il Danubio è girato, è voltato e guarda lo stemma della famiglia Panfili che domina la Fontana dei Quattro Fiumi. A fianco di questo meraviglioso Danubio, di questa meravigliosa allegoria, c'è un cavallo che corre nelle praterie adiacenti al Danubio. L'ultima allegoria è quella del Rio della Plata, è la più enigmatica perché ha una posizione molto strana. Vedete, tiene una mano così, quasi a dire, come racconta la leggenda, che è timorosa che gli caschi addosso la chiesa di Sant'Agnese in Agone, fatta da Borromini, dal grande rivale di Bernini, oppure che sia inorridita dalla bruttezza della chiesa. Naturalmente, è una leggenda perché la chiesa di Sant'Agnese in Agone venne iniziata dopo l'inaugurazione della Fontana dei Quattro Fiumi. Qua e là troviamo degli animali, troviamo dei delfini, come ho detto, dei piccoli draghi, dei piccoli coccodrilli, degli animali che abitano questa meravigliosa fontana che sembra viva. Infatti, le quattro allegorie dei fiumi sembrano quasi danzare intorno a questa meravigliosa scultura. L'ideazione scultorea di Bernini, le quattro allegorie sono state fatte da quattro diversi scultori, ma su idea di Bernini. L'intuizione scultorea non è solo scultorea, ma è anche architettonica, perché Bernini ha pensato bene di forare il blocco di travertino per vedere la piazza da un lato all'altro. Se infatti voi girate intorno alla piazza, vedete che attraverso questo foro che c'è al centro del blocco di travertino si riesce a vedere la piazza dall'altra parte. I geometri dell'epoca, furono molto allarmati da questa cosa. Dicevano che non avrebbe retto l'obelisco, un blocco di travertino forato. E allora Bernini, per provocarli, attaccò uno spago sulla punta dell'obelisco, uno spago unito alle quattro angoli della piazza. Era una provocazione per dire: non preoccupatevi, ora non cadrà, lo regge questo spago. Aveva ragione lui comunque, perché dopo quattro secoli la Fontana dei Quattro Fiumi è ancora bella solida ed è ancora in piedi. E di fronte c'è Sant'Agnese in Agone, questa chiesa mastodontica enorme che Borromini ha pensato proprio per sfidare questa fontana straordinaria fatta da Bernini. Vedete una chiesa gigantesca, una cupola enorme, non c'è una linea retta, è tutta curva, siamo nel cuore dell'epoca barocca ed è il duello barocco per antonomasia, quello tra Bernini e Borromini. Guardate cosa capita a mezzogiorno, ogni giorno in Piazza Navona.
avete visto, la meraviglia assoluta, una delle piazze più belle del mondo, che Bernini e Borromini hanno reso tale.